Ciao amici, tra i cibi che la scienza ha dimostrato fanno dimagrire ce ne sono alcuni proprio insoliti. Mamma mia Simo, cosa ci proponi oggi? Niente di assurdo, ma vediamo. Ci sono tre cibi un po' insoliti o da usare in modo insolito che hanno effetti dimagranti dimostrati dalla scienza. Per ogni cibo farò un quiz, lo mangereste così o no? Potete rispondere dal sondaggio che si apre cliccando la piccola i qui in alto a destra e ovviamente nei commenti. Se vi piace questo video mettete subito un bel mi piace, tanti nuovi video. 1. Caffè. E cosa ci sarebbe di strano? Va bevuto senza zucchero. Il caffè è un potente stimolante, anche troppo potente. Secondo le ricerche ha proprietà dimagranti e anoressizzanti, cioè toglie il senso di fame. L'errore è berlo con lo zucchero che causa dipendenza e vanifica tutti i suoi effetti benefici. Io non consiglio di bere caffè perché è troppo acidificante, ma se già lo bevete, siete pronti a farlo senza zucchero? Rispondete nel sondaggio e nei commenti. 2. Peperoncino. Il peperoncino ha un grande potere bruciagrassi e stimolante del metabolismo. Il merito è della capsaicina o capsicina, il principio attivo piccante con effetti sazianti. Che però ha un difetto. Il corpo si abitua al piccante e anche all'effetto di riduzione dell'appetito. Quindi meglio non mangiarlo tutti i giorni. Ma siete disposti a mangiare piccante pur di dimagrire? Votate! Prima di vedere il terzo e ultimo cibo insolito di oggi, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e abbonatevi al canale per sostenere il mio lavoro di divulgazione con un piccolo contributo mensile. 3. Olio di cocco. L'idea è strana, lo capisco. Non tutti se la sentono di fare come certe star di Hollywood e mangiare olio di cocco a cucchiaiate. Mode VIP a parte, l'olio di cocco favorisce il dimagrimento grazie all'acido laurico. Ci sono diversi studi scientifici che ne dimostrano l'efficacia. È comunque un cibo molto grasso, quindi va consumato con moderazione. Voi lo mangereste con il cucchiaio pur di perdere qualche chiletto? Sono curiosa. Votate! Se volete usare l'olio di cocco, ma in modo più equilibrato, potete seguire le ricette crudiste del mio libro Vegan Raw. Sono sane e fanno dimagrire. Bisogna essere seguiti da un esperto per non commettere errori. Lo sapete, vero? Se pensate che la mia esperienza di 30 anni valga la pena, scrivetemi per ricevere i miei consigli professionali dal link qui sotto. Ora condividete questo video un po' diverso dal solito. Mangia sano e dimagrisci!